Caraibi, amici di Tocco e Gioco, oggi vedremo molto velocemente un titolo molto divertente, Spartan Hero, da non confondere con Hero of Sparta di Gameloft, l'action game che ricorda un po' God of War, che sicuramente gli appassionati di iPhone e di iPad conosceranno. Spartan Hero è invece un gioco con molte meno pretese. Vuol solo farci divertire e sorridere un po', come vedremo, con una giocabilità molto immediata, veloce e divertente, appunto. Allora, come possiamo vedere dalla schermata iniziale, dal menu principale, Spartan Hero supporta OpenFaint, c'è la scritta Scores, ma in realtà sono supportati anche gli achievement di OpenFaint, la cosa che generalmente ci piace di più. Vedete, in questa partita ne abbiamo già sbloccati alcuni, ce ne sono un totale di 14, anche questi per lo più abbastanza divertenti. Le opzioni, come al solito, molto limitate, permettono di regolare il volume della musica e degli effetti sonori. Andiamo a dare uno sguardo al gioco vero e proprio. Abbiamo tre modalità: Classic, Hero e Arrow. Allora, proviamo la Classic. Vedete, ci viene spiegato velocemente che in pratica tutto quello che c'è da fare è muovere con un dito lo scudo del nostro spartano protagonista e difenderci dalle frecce in arrivo. Basta posizionare lo scudo all'altezza giusta. Vedete che intanto lo stile grafico è tutto sommato molto carino. Il punteggio in alto a sinistra sale a seconda delle frecce parate e sembrerebbe, ecco, siamo stati colpiti. Contemporaneamente a questo ci arriva un avviso che ci spiega, ci illustra come gestire il lecca-lecca. Se ci facciamo colpire anziché deviarli con il nostro scudo, guadagniamo 10 punti. Bene, andiamo avanti. Ecco qua un lecca-lecca, purtroppo però l'abbiamo parato. Ecco, cerchiamo di... no, niente, abbiamo parato anche questo. Bisogna anche un po' saper giocare a Spartan Hero, chiaramente. Poi lui ogni tanto si arrabbia con questi urlacci incredibili. Vedete, arrivano tante frecce e ci hanno sconfitto. Abbiamo tre vite in ogni partita. Andiamo a vedere adesso la modalità Hero, dove non abbiamo più tre vite e la prima freccia che ci colpisce ci uccide direttamente, quindi qui bisogna stare molto molto attenti. Vedete, il gioco comincia pian piano con la sua leggera pioggerellina di frecce che poi diventerà una grandinata vera e propria. Ecco, volevo farvi vedere, ma purtroppo bisognerebbe giocare bene e non morire, cosa abbastanza difficile in questa posizione, cosa anche abbastanza difficile in generale per le mie capacità. Volevo farvi vedere, ecco qua, arrivano elefanti, quindi non solo frecce, ma vi capiteranno, ecco, siamo morti proprio mentre arrivava il lecca lecca. Riproviamo questa modalità. Il silenzio serve alla concentrazione. Elefante.
Morte. Vabbè. Nella modalità Arrow dobbiamo difenderci da sole frecce, proprio la purezza del gioco è uguale alla modalità Hero, perché perché abbiamo una sola vita, a differenza della modalità Classic in cui ne abbiamo tre. Però per il resto in questa modalità arriveranno solo ed esclusivamente frecce, il gioco puro, l'idea pura, il gameplay puro di Spartan Hero è tutto nella modalità Arrow. La più divertente è quindi quella Classic, perché permette di sfruttare tre vite e quindi di giocare tendenzialmente un po' di più e vedere alcune delle follie che gli sviluppatori hanno preparato per questo gioco. Vediamo se riusciamo a vederne una in questa partita, altrimenti abbandoniamo e ce ne andiamo con la coda tra le gambe. Ecco un bel pallone. L'elefante, già visto. Lecca lecca da prendere. Pallone. Freccia presa in fronte. Freccia presa nelle gambe. Lecca lecca da prendere. Un missile. E stava per arrivare anche l'UFO. Purtroppo ragazzi è difficile giocare tenendo l'iPad fermo di fronte alla telecamera, è una scusa lo so, ma è così. Vabbè, comunque spero di avervi dato un'idea dell'immediatezza di Spartan Hero, disponibile in due versioni diverse purtroppo, non è un'app universale, ma è disponibile su App Store in versione iPhone e iPod Touch e in versione separata HD per iPad. Bene, dopo queste prestazioni un po' diciamo altalenanti verso il basso, comunque vi saluto e vi do appuntamento sempre sulle pagine virtuali di Tocco e Gioco. Caraibi!